Sarà realizzato uno spartitraffico in via Bartolomeo Cannizzo, la strada in cui 2 anni fa si è verificato l'incidente in cui ha perso la vita Renzo Formosa, all'epoca 15enne, travolto da un'automobile mentre in sella al suo scooter stava percorrendo uno dei curvoni. Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità un emendamento presentato dal gruppo De Verdi e del gruppo Siracusa Protagonista. La somma vincolata a tale spesa è di 118.000 euro e renderà sicura quella sede stradale che è larga ma che presenta anche alcune insidie. Una strada indimenticabile per Lucia, mamma di Renzo Formosa, travolto in quella via da un'auto fuori controllo. Al telefono proprio Lucia e chiediamo come accoglie la notizia che l'amministrazione comunale vuole mettere più in sicurezza quella strada. Io quello che penso è una cosa che intanto mi fa piacere, perché magari farà da deterrente in quella strada, perché continuano ad esserci incidenti. Ma per quanto riguarda l'incidente di Renzo, all'epoca dei fatti, se ci fosse stata una Iola non sarebbe cambiato nulla, perché purtroppo, per come guidava Santo Salerno, avrebbe lo stesso impattato mio figlio, avrebbe superato anche la Iola per la condotta che quel giorno lui ha avuto. Purtroppo ognuno di noi, quando ci mettiamo sull'auto, la prima cosa a cui dobbiamo pensare è il rispetto delle regole. Questa è la prima cosa, perché non è una Iola che può evitare quello che è successo a mio figlio, assolutamente. Cosa aspetti dopo 2 anni? Io aspetto, sarò ripetitiva, ma la mia unica parola, il mio unico pensiero è la giustizia che mio figlio ancora attende da 28 mesi, perché purtroppo l'unico che ci ha rimesso la pelle è mio figlio, ognuno è rimasto al proprio posto e quindi mi auguro che veramente il 19 settembre ci sia un inizio per quanto riguarda questa vicenda e anche una fine.